In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Signore, tu sei lì e mi guardi. Donami, Signore, di lasciarmi fare da te, di respirare te, di amare te. Donami di lasciarmi amare da te e perdermi in questo amore come un tempo. Tu, questo tu che io cerco, che mi realizza, che mi dà gioia, che mi riempie, che mi completa, che mi feconda, che mi fa essere madre, sorella, amica, che mi accoglie, che mi fortifica, che mi guida, che mi ama, che mi dà tenerezza, che mi sostiene, che mi è intimo, che mi dà gioia, che mi dà vita. Questo tu è il mio sposo. Questo tu sei tu, Signore. Gli scritti di Anna Masi sono veramente una perla spirituale. Da lei, carissima amica, salita in cielo nel settembre del 1993, ho imparato l'intuizione della passività spirituale. Oggi me ne servo per approcciarmi al Vangelo della Trasfigurazione. Fateci caso, Gesù oggi non parla. È l'unico Vangelo della sua vita pubblica dove non parla. E guarda caso, il Vangelo ci presenta una esperienza di preghiera. La più alta, la più luminosa, la Trasfigurazione. Da questa assenza di parole deduco che la preghiera allora non è tanto un dire quanto un ascoltare, non è un fare quanto un lasciarsi fare. Sul Tabor Gesù viene trasfigurato e attenzione, il Vangelo dice giusto, fu trasfigurato. Sottolineo questo perché per secoli la traduzione indicava erroneamente che Gesù si trasfigurò. No. Il verbo greco metamorphomai è al passivo, fu trasfigurato. E finalmente nella nuova edizione del dizionario arriva la traduzione corretta e con questo un vero cambiamento spirituale. Questo cambio di prospettiva è molto importante perché ci libera da un dramma, l'orazione da prestazione. Troppo facilmente la preghiera scivolava in un esercitare un compito, un assolvere un dovere. Pregare diventava quasi sempre chiedere, ringraziare, dire, fare, guardare, tutte cose lecite e buone, ma la scoperta è quella che sono gli occhi di Dio che si dilettano della nostra presenza nella preghiera. Così scriveva Santa Teresa nella definizione più bella di preghiera che io conosca. La preghiera è un intimo trattenimento con colui dal quale sai di essere amato. La preghiera è quindi un lasciarsi andare ad un'intimità sponsale, da innamorati. Guardare la preghiera con l'accentuazione della tenera passività ci aiuta a ritrovare una intimità che è fondamentale per la nostra affettività. Perché lo stare alla presenza di Dio, lasciando che sia Lui ad illuminarci,
è davvero consolante e bello. Ed è nell'accettazione di questo invito intimo, tu a tu con Dio, che si gioca in fondo la nostra vita di santità, una vita di luce. E tu hai mai vissuto un'esperienza di silenzio e di preghiera luminosa? Un tu a tu con Gesù in intimità? C'è stato un evento spirituale, una celebrazione liturgica nella tua vita che ti ha fatto muovere la certezza di essere attraversata dall'amore di Dio, di essere in quel momento strumento passivo, ma pieno ed efficace dell'amore di Dio? Il film che vi propongo oggi è Il Grande Silenzio, un docufilm sulla vita dei monaci cistercensi nella storica Certosa di Grenoble. Pensate, il regista ha vissuto 4 mesi la vita dei monaci per fare questo meraviglioso film. È un film lento, va guardato proprio come meditazione spirituale, è molto lungo. E non ci sono parole, però l'intervista finale al monaco cieco è veramente di una rara bellezza spirituale. Lo trovate questo film anche su YouTube e nella versione completa.